Siamo a Torino in Piazza Vittorio per parlarvi dell'evento Save Tonight. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Siamo qui con il dottor Paolo Bello, direttore del progetto Save Night e di Fuori TV. Parlaci di questo progetto, Paolo. Beh, chi segue Fuori TV conosce le iniziative sia di Fuori Posto sia della rete del coordinamento veneto delle unità mobili. L'idea fondamentale è quella di portare la prevenzione nei luoghi del consumo. Quindi ci siamo attrezzati con delle unità mobili e ormai da tempo, da parecchi anni, in Regione Veneto stiamo portando avanti queste iniziative nel territorio che vedono migliaia di alcol test fatti all'anno nelle varie province dove queste attività vengono portate avanti. Da un paio d'anni, attraverso il progetto Guadagnare Salute in Adolescenza, il progetto Fuori Posto Safe Night è stato esportato anche in altre regioni, tra cui il Piemonte, dove questa sera siamo assieme a tutti gli altri amici delle unità mobili appunto del Piemonte e stiamo facendo un evento significativo per la città di Torino in un contesto molto particolare e suggestivo come quello di Piazza Vittorio. Come pensi che sia la risposta dei giovani a questo tipo di progetto? Sono coinvolti o sono un po' restii nei confronti di queste iniziative? Guarda, dall'esperienza che noi abbiamo in Regione Veneto non c'è mai stata diffidenza nei confronti della nostra azione. Anzi, abbiamo trovato estrema collaborazione anche da parte dei locali, da parte dei giovani e delle associazioni giovanili. L'esperimento che stiamo facendo a Torino è per capire se anche in una grande città come questa progetti come questo possono trovare il loro spazio e incidere nei comportamenti dei giovani. Grazie. Da quanto tempo svolgete questo tipo di attività e cosa è cambiato da quando avete aderito al progetto Safe Night? Allora, il progetto Vivi la Notte è attivo dal 2006, quindi sono già un po' di anni che lavoriamo nella Val di Susa, un territorio vicino a Torino. Da quando aderiamo al progetto Safe Night è cambiato l'aumento della conoscenza delle altre realtà del territorio, quindi ci siamo confrontati con altri gruppi come noi che lavorano nella regione Piemonte e abbiamo avuto la possibilità di scambiare e aumentare le nostre competenze sicuramente. No, solitamente rispondono bene se gli viene proposta con una metodologia, con un approccio giusto, nel senso non giudicante, un approccio accattivante, come dire, bisogna anche sviluppare una certa seduttività verso questi mondi qua, essere vicini, non giudicare e offrire delle occasioni per riflettere anche sull'uso e sulle conseguenze che ne derivano dall'uso. La particolarità è unire la prova etilometrica al simulatore di guida per testare i tempi di reazione delle persone che vengono in postazione, portarci uniti agli altri perché lavoriamo con uno strumento eccezionale secondo me che è la GoCard a dare ai giovani una possibilità in più di accedere alle postazioni per misurare l'alcolemia e provare i tempi di reazione. Hai fatto l'alcol test? Ho fatto l'alcol test. Com'è andata? Bene, zero. Allora, per sensibilizzare i ragazzi rispetto all'uso del profilattico e rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili, ci siamo inventati il condom game. Che cosa consiste questo gioco? Molto semplicemente, il ragazzo fa un giro di ruota, ogni numero è associato a una casellina, ogni casellina ha due domande specifiche su malattie sessualmente trasmissibili piuttosto che sull'utilizzo del profilattico. Se il ragazzo risponde correttamente alle risposte, noi gli facciamo ovviamente un regalo e il regalo sono i profilattici. Come sono questi giovani? Rispondono bene o li trovate un po' impreparati sull'argomento?
Ma contrariamente a quello che uno potrebbe pensare rispetto a campagne di informazione e comunque diciamo così, interventi nelle scuole finalizzate ad aumentare un pochettino la consapevolezza, dobbiamo dire che i ragazzi sono un po' confusi, quantomeno confusi. In particolar modo rispetto al discorso dell'HIV sembra che diciamo così, aver interrotto l'ondata di campagne informative degli anni 90 non abbia fatto grandi risultati. Anzi, i ragazzi ci chiedono ancora adesso che cos'è l'HIV, se è una rete wireless piuttosto che qualche altra cosa. Ecco, insomma, per cui confusi, direi. Che test hai fatto? Quello del monossido di carbonio. E com'è andata? Ma insomma, non tanto bene. Abbiamo con noi Maria Teresa Revello, direttrice del progetto Guadagnare Salute in Adolescenza. Dottoressa, ci parli di questo progetto, cos'è e di cosa si tratta? Allora, Guadagnare Salute in Adolescenza in realtà è più di un progetto, perché è un programma nazionale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che al suo interno mette in rete ben 7 progetti in 5 aree diverse. Questo significa che la nostra ambizione è quella di coprire un po' tutti i campi che in qualche modo hanno a che fare con l'adolescenza. Quindi la nostra speranza è che il lavoro di tutti gli operatori, peraltro di 19 regioni italiane, quindi la quasi totalità, porti a creare una cultura sull'adolescenza, su come lavorare per la prevenzione in adolescenza, che sia condivisa dalla maggior parte degli operatori che ci lavorano. Sei prudente tu? No,